dici? È solo un albero. Se fai attenzione, lo sentirai sospirare. Sospirare? E come? L'albero dice che la strega della notte gli ha rubato il libro delle fiabe. Cosa? L'albero dice che la strega della notte gli ha rubato il libro delle fiabe. Ma quale libro? Ah, sì, il libro! Solo con le fiabe salveremo l'albero. Quando la compagnia Controluce è venuta da me per raccontarmi il progetto, l'unica cosa di cui eravamo sicuri era che il protagonista della scena sarebbe stato un albero. Ma bisognava capire come fare questo albero. Sicuramente l'idea comune era quella che non fosse un albero troppo realistico, ma doveva in qualche modo rappresentare la sua storia, la sua sofferenza. E per cui ho iniziato a studiare come poterlo fare e per rendere questa sofferenza ho cercato di renderlo molto scultoreo, inserendo degli inserti in metallo su ogni giunto che avevano una funzione sia tecnica che anche artistica e dopodiché da ogni giunto partivano delle funi in metallo che ancoravano l'albero a terra. Questo proprio per renderlo come se fosse un prigioniero in attesa che qualcuno potesse venire a sciogliere queste funi e liberarlo da questo incantesimo. Hola, sono Genaro. Ho partecipato ai canti dell'albero anche con i miei mobile. I mobile sono lavori di equilibrio e leggerezza tra la pittura, nel mio caso astratta, e la scultura. È la terza volta che i miei mobile giocano negli spettacoli di Controluce. Di solito in questi miei mobile sei elementi pendono da cinque bastoncini che vogliono figurare un pentagramma. E dunque, gli elementi appesi sarebbero note, in movimento leggere, e l'insieme una specie di melodia per gli occhi. Io li penso così. Questi di Canti dell'albero sono fatti invece con tre foglie metà verdi e metà rame brillante. Sono le foglie che rispuntano nell'albero man mano che riprende vita grazie alla premura dei nostri eroi, Alice e Pierre, che arrivano a curarlo persino con le favole e la musica. Un albero, un ragazzo o una ragazza, un libro e un mondo fatto di ombre. Piccole lanterne magiche per creare ombre grandi come una montagna o piccole come un sassolino, leggere e delicate come una farfalla o possenti come un drago, coraggiose come un principe o delicate come una rosa rossa nella neve. È l'albero di quando ero bambina. Come? Solo un albero? Ma tu non lo sai che gli alberi ridono, vivono, sentono come noi, anche di più. E quando un albero sta male, è tutto il bosco che soffre. Ma se fai attenzione, lo senti sospirare. Così. Guarda quell'uccellino. Io sono Corallina e disegno le sagome che diventeranno le ombre per lo spettacolo. Qui sto facendo un uccello che avrà un ruolo molto importante, anche se sarà un po' birichino, lo vedrete. Non si comporterà bene con Pollicino. Gli ultimi tocchi ed è finito. Ora vediamo se sarà capace di volare. Dal foglio si è staccato. Avrà un lungo viaggio da fare prima di arrivare in teatro. Mi sa che si dovrà sbrigare. Dai, aspettiamo.
aspettano solo più te. Lo spettacolo sta per incominciare. I canti dell'albero prende spunto da una composizione di Maurice Ravel, Mamerlois, ispirata al libro di fiabe per bambini Racconti di Mamma Oca di Perrault. Partendo dagli arabeschi di Ravel per La Bella Addormentata, Pollicino, La Bella e la Bestia, Les Déronettes o ancora Il Mondo di Biscuit di Pagode e Pagodine, lo spettacolo è un viaggio alla riscoperta della fantasia, della creatività e del rispetto per la natura. Un grande albero è il centro della nostra storia, un albero malato che però ritorna lentamente a vivere. Musica e ombre sono un connubio per noi di Controluce imprescindibile, da cui partono tutti i nostri spettacoli. Ombre come sogno, fantasia, inconscio.